Quando devi scollegare la mente, hai qualche hobby in particolare? No, hobby no, però mi piace prendere la bici e andare a fare una passeggiata così per vedere, stare un po' in compagnia con la famiglia e tutto il resto. Prendere magari la bici elettrica e andare al lago con i bambini. O sì, quindi almeno non staccare dalla bicicletta la testa della bici, però da legare, dai, almeno. Certo, quindi la bici è sempre costante, quello sì. E il tuo posto preferito per pedalare quando ti alleni? C'è qualche salita qui in zona? Sul lago di Garda mi piace fare tipo la salita del Vittoriale, a Salò. Quella lì è una delle salite più gettonate, sono anche per me per gli allenamenti. Dopo tutto su questa, sempre sulla strada gardesana, ci sono un sacco di salite, diciamo. Certo. E invece quando vai in vacanza, immagino, ti porti la bici anche lì? No, in vacanza. Quando scollego, c'è quel mese lì che scollego, diciamo, da metà ottobre a metà novembre, proprio lì cerco di scollegare completamente la bicicletta, di non toccarla, non guardare neanche niente. No, giusto. Sì. Almeno ti ricarichi. Sì, perché dopo è un anno molto, nel senso, duro, impegnativo, e bisogna proprio scollegare la mente su tutto. Invece ciclocross, hai mai fatto qualcosa? No, ciclocross no, dico la verità, mai. Mi piacerebbe, sì. È bello. Per provare. C'è uno sforzo concentrato. Sì, un'ora e mezza. Mamma mia. A fuoco. Sì. Mi è ancora capitato di cadere dentro. Ah sì? Sì, ma ti parlo di 6 o 7 anni fa. Eravamo sul lungo lago con i ragazzi. Sì. Non so se qua è più caldo, io mi ricordo a Riva, è fredda l'acqua, ghiacciata. No, anche qua. A parte qui, in sé il lago in sé. Sì. Però, sì, no, freddo.